40, 41, 42. Credo ci sia un uomo ammalato. C'è una persona in sedia a rotelle. Nella mia famiglia ho parenti, no, in quella di mio marito, il nonno materno. Vada per l'applauso. Monica, ci sono conflittualità legate ai polmoni. Non a caso la Maria Rosa Malimo dice conflitto di abbandono, che è molto forte, molto pronunciato. Però va detto che qua si perde un padre presto in questa famiglia. Guarda cosa scrive, libera Tricarico. Hai un bisogno infinito di avere un padre, che deriva dalla genealogia. Mio padre è rimasto orfano da bambino. Ti hanno risposto tutti, eh? Ti hanno risposto tutte le mie donne. Ce lo meritiamo tutti. Eccolo qua, anche i miei figli hanno perso il padre che aveva solo 40 anni. C'è una cicatrice nell'addome di qualcuno, non riesco a capire di chi, qui su questa zona qui. Nel 2009 è mancato mio marito, un arresto cardiaco improvviso. Io ho parlato di una crepa qui, perché una crepa è, per esempio, un infarto, una debolezza polmonare, ci sono tante cose. Però va detto che si è beccato una parte del conflitto dei tuoi genitori. Per l'amore della gloria in famiglia se lo elabora. Verso i 4 anni e mezzo e c'è una persona distesa pancia in giù e tu hai preso uno spavento. Sì, forse è mancato un fratello di mio padre. 40, 41, 42. Mi succede qualcosa? Credo ci sia un uomo ammalato. C'è una persona in sedia a rotelle. Nella mia famiglia ho parenti, no, in quella di mio marito, il nonno materno, carrozzina, stai dicendo. Quando ci si unisce, anche senza figli, ok, si diventa comunque un corpo unico, il famoso corpo unico. E non pensate che le persone che avete avuto come fidanzati non ci sono state questi corpi unici e non siano tuttora ben presenti. Vada per l'applauso. Anni impatto. Era l'anno 2006-2007. Questo impatto ha molto a che vedere con la data che c'hai. Hai detto che forse hai capito cosa è successo nel 2006, però devi verificare. Vabbè, ce lo farai sapere.